Salve a tutti amici di Marcos Box, ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. In questa puntata, che fa parte del ciclo delle puntate dedicate all'approfondimento di alcuni termini e di alcuni concetti che ruotano attorno al mondo dell'open source e del software libero, lo spieghiamo, voglio approfondire un discorso che è molto richiesto perché moltissima gente che si affaccia al mondo dell'open source e del software libero si chiede come guadagnare grazie al software libero open source? Si fa la fame? Questo è anche un punto, per esempio, che viene spesso utilizzato dai detrattori del software libero open source per discriminare il software libero open source per dire sì, sviluppate, sviluppate, poi morirete di fame e così del genere. In questo video cercherò di enunciarvi i principali metodi per guadagnare grazie al software open source e quindi farvi felici, non morire di fame. Allora, vediamo un po'. Diciamo che principalmente sono 5 i metodi che si possono avere per guadagnare dal software open source. Il primo modo è quello delle donazioni. Può sembrare strano, ma molta gente che scrive software open source e software libero mette i banner da offritemi un caffè o cose del genere, e gente che la gente dona, perché se io utilizzo un software sviluppato da una persona che nella vita magari fa altro, oppure che nella vita fa soltanto quello di mestiere. Un software che mi piace, che funziona, perché non devo poter donare qualche soldo? Di libera iniziativa, in modo che da supportarlo, da incoraggiarlo a continuare a sviluppare e a perfezionare sempre più il proprio software. Può sembrare strano, ma molta gente campa in questo modo perché, come ben sappiamo, noi pinguini siamo molto generosi nei confronti dei nostri simili e quindi sganciamo, anzi sganciate, fatelo, finanziate voi i progetti open source e software libero, perché ne va dei benefici di tutta la comunità. L'altro modo è quello delle sponsorizzazioni. Può capitare che magari sul proprio sito si inseriscono dei banner pubblicitari di un'azienda, di una qualche cosa che è intenzionata a sponsorizzarci. E beh, in questo caso si guadagna di meno, però si guadagna, c'è cioè una fonte di entrate. Perché molto spesso alcune aziende, per farsi belle agli occhi del mondo, sponsorizzano progetti di varia natura. Basti ricordare, ad esempio, Blue Systems, che è l'azienda che sta sponsorizzando Kubuntu, Linux Mint KDE. Sta sponsorizzando Reconque, il browser per KDE, che più che sponsorizza diversi progetti, quindi, anzi, in alcuni casi pagando direttamente gli sviluppatori in maniera costante, non soltanto donazioni. È un modo per guadagnare se il software vale, se appunto rappresenta quindi un'entrata fissa. Molti programmatori, quelli più che riescono ad emergere sempre più, vanno a lavorare presso le grandi compagnie che si occupano di software open source. Ci sono molti stipendiati di Canonical, ci sono molti stipendiati di Red Hat, cose del genere. L'altro modo per guadagnare è quello di fare il salto, come dice Stallman. Se un software open source è software libero, io ho una particolare esigenza, vengo da te programmatore e gli dico: senti, ho bisogno di questo software. Tu me lo scrivi e guadagni e lo rilasci poi sotto licenza libera. Oppure nel caso in cui ho bisogno di un software che è open source che già esiste, magari voglio un'implementazione di qualche cosa, tu mi implementi questa funzione perché il codice è libero, puoi avere accesso, puoi modificarlo, appunto mi rilasci questa modifica, io ti pago, quindi anche in questo caso si fa guadagno. Dal rifinire un software che già esiste e rilasciandolo poi sempre con la stessa licenza. Altro modo può essere quello di farsi pagare l'assistenza. Alcuni software vengono rilasciati in maniera gratuita, però si paga l'assistenza. Se io programmatore devo poi perdere del tempo per aiutarti, assisterti in un determinato processo, una determinata difficoltà, naturalmente in questo caso devo essere retribuito. Infine c'è lo sconfinato mondo relativo alla didattica.
scriviamo un software particolare che è complesso, in questo caso possiamo guadagnare realizzando dei libri che parlano dell'argomento, possiamo guadagnare facendo conferenze, conferenze a pagamento, seminari e tutto quello che è appunto tutti quelle cose quegli eventi che servono a chiarire idee su un software, su utilizzo di un software. Che quindi la gente richiede, perché mi è capitato spesso, ho recensito qualche tempo fa anche per esempio un libro su Ubuntu Server, perché sì, Ubuntu magari viene rilasciato con licenza open source e tutto il resto, però io ho una particolare esigenza perché non capisco bene alcuni passaggi, alcuni comandi. Ci sono alcuni che scrivono libri dove vengono spiegati l'utilizzo di alcuni comandi, di alcune cose, che sono disponibili, già reperibili in rete con ricerche, approfondimenti vari, però magari sono scritti in inglese, sono scritti in maniera poco comprensibile, quindi c'è quella parte di persone che si dedica alla didattica, a esprimere meglio determinate cose per poter appunto istruirne sull'uso del software libero open source. Bene, con questa puntata penso di aver concluso così. Se ci sono delle cose che volete aggiungere voi, se ci sono delle richieste particolari, fatele, non esitate a contattarmi o qui su YouTube o sul post collegato su blog. Ci vediamo alla prossima video chiacchierata. Lunga vita e prosperità a tutti. Bye bye. Anzi, ciao ciao.